Monica, qual è un pochino il tuo ruolo per l'istituto? Allora, io mi occupo proprio della sede, quindi quello di accogliere quello che ci viene portato dai cittadini chiavaresi e non solo, e sistemarlo per poi poterlo donare in base proprio a quelle che sono le esigenze di ogni nostra famiglia assistita e nello specifico dei bambini. L'appuntamento è sempre a lunedì. Lunedì mattina dalle 9 alle 11 e mezza, 9 a mezzogiorno, noi siamo sempre presenti. Insomma, 100 anni, auguri per il compleanno. Eh sì, è un'occasione particolare che mi onora di essere consigliere dell'istituto e rappresentante, presidente, quindi è un momento molto particolare. Speravamo di festeggiarlo in modo un po' più, diciamo, partecipativo per tutti quanti, solo che l'emergenza sanitaria non ci permette di fare attualmente nessuna manifestazione, però ci riproponiamo comunque di aprire la sede, di farci conoscere, in modo da far capire questo antico desiderio che nasce da un fondatore, che però poi è sempre stato portato avanti per un secolo ormai, di aiutare i bambini più piccoli della comunità cittadina. Ecco, come numeri, 70 famiglie che aiutate e quanti donatori? Sì, sicuramente sì, le famiglie sono tra i 70 e gli 80, variano a livello mensile. E donatori, beh, non si possono contare, ma sono sicuramente un centinaio. Ecco, ogni anno le persone che tra vestiari o donazioni in denaro o anche donazioni di tempo, ecco, cioè come volontari, prestano la loro opera nei confronti dell'istituto.